Anche nelle feste di Natale abbiamo scelto di restare aperti. Ci sono molti lavori da fare, ci saranno molte novità per noi nel 2018, per cui, a parte le feste comandate, che per fortuna, staccandosi a sabato e domenica, ci hanno permesso di riposare qualche giorno, abbiamo scelto comunque di restare presenti per tutte le feste. E la cosa ha ripagato, tant'è vero che ho avuto da fare un preventivo per un impianto d'allarme e poi da fornire il materiale relativo. Ora, parlando di questo materiale, l'installatore in questione mi ha fatto una specie di lista della spesa, me l'ha mandato per email e noto che non sono presenti i volumetrici d'interno. Al che telefono, chiedo spiegazione, ma no, ma tanto il ladro, lo fermo prima, tanto il cliente non li vuole. Oh, glieli ho regalati in omaggio. Ma questo non autorizza nessuno dei miei clienti a pensare che ogni volta che non li voglio allora ve li regalo. Ho detto, ma almeno un paio di volumetrici ce li devi mettere. Qualcuno potrebbe dire che questa presa di posizione non compete a un distributore, non compete a un venditore. Fatti i cazzi tuoi che l'impianto lo faccio io. Ma io sono per le cose fatte bene, cioè se devo vendere i miei prodotti ho piacere che i miei prodotti vengano installati in una certa maniera, altrimenti preferisco non vendere, che li venda qualcun altro, che i problemi li abbia qualcun altro, che il nome poi sia di qualche altro produttore e non di quelli distribuiti da sottoscritto. Primo, non è vero che il ladro lo fermi fuori, le protezioni d'esterno, soprattutto quelle a doppia tecnologia, come tutti voi sapete, hanno delle vulnerabilità, per cui non è detto che sto ladro lo fermiamo fuori. Soprattutto se questo lato è un po' sgamato, ma soprattutto il volumetrico da interno è uno strumento di verifica per i vostri clienti. La segnalazione successiva di un sensore da esterno e poi di un volumetrico da esterno tramite le comunicazioni dei mezzi di comunicazione sono infatti la conferma, senza se e senza ma, che effettivamente un'intrusione vi è stata. Inoltre, mentre è possibile piuttosto facilmente dall'esterno identificare la protezione scelta per la finestra, la stessa persona malintenzionata, a meno che non abbia avuto modo di penetrare sotto mentite spoglie nell'abitazione del malcapitato cliente e di localizzare anche il volumetrico interno, non dovrebbe conoscerne la collocazione e quindi rende più difficile il muoversi all'interno dei locali in maniera furtiva senza far scattare l'allarme. Una protezione che protegga veramente le case dei vostri clienti prevede sensore d'esterno, se possibile, protezione alle finestre, protezione volumetrica. Lo dicono le norme, lo dice il buonsenso, lo dice l'esperienza dei migliori installatori italiani. E voi, quando andate a fare manutenzione sugli impianti degli altri, quanti impianti senza volumetrici d'interno trovate? Quante volte vi capita questo? Io stesso, agli albori della mia carriera, mi sono fatto fregare dal cliente non vuole e ho realizzato qualche impianto senza, purtroppo. Perché quando si è inesperti si sbaglia, soprattutto se si è inesperti e non si ha nessuno che ci guida. Ma poi ho sempre cercato negli anni di correggere e di correggermi. C'è chi invece insiste nella propria politica sbagliata. Raccontatemi le vostre esperienze circa questo argomento, scrivete nei commenti e buon lavoro a tutti. Ciao!